sera una cosa, ma no, non dirla più a nessuno, ti prego, no, e no, non posto le nostre foto. Voglio che sori i nostri occhi e guardi in noi. E scusami se questo mondo non è come lo voglio e come lo vorrei. Giocavamo con i nostri sogni a diventare grandi, ma ora non ci sei. In questo bellissimo prato, stasera vi presento Kia. Ciao a tutti, mi chiamo Kia, vengo da Forlì e sono una cantautrice. Fantastico, è partita benissimo. Allora, raccontaci come vuoi tu, il tuo racconto, più brava lei di me, il tuo percorso artistico. Allora, io ho cominciato a cantare quando avevo 4 anni, 5 anni, ho cominciato con il coro di Forlì, appunto la mia città. Poi ho continuato e quando sono diventata più grande, circa tra i 10 e 11 anni, ho cominciato a fare lezioni di canto vere e proprie con la mia insegnante, Natasha Placci, che saluto. Ciao Natasha! Ciao Natasha! e niente, poi ho scoperto la bellezza di scrivere quando avevo 13-14 anni e dopo la storia è tutta questa, quella di oggi. È qua. È qua, esatto. E quindi stasera in questo contest speciale, che canzone porti? Porto una canzone piano e voce perché vorrei fare un qualcosa di più intimo, più di sentito, dato che siamo tutti vicini, e si chiama Voglio solo amore. È un brano che ho scritto in un momento in cui cercavo probabilmente quell'amore, c'era la volontà di, in un mondo magari anche un po' dove non c'è tanto amore, di cercare il bene, di cercare il benessere, e quindi tutto è partito dal titolo e poi ho deciso di scrivere riguardo a questo concetto. E dimmi un po', il tuo talento, come hai capito di avere questo talento, questo tutto quello che vuoi trasmettere? Allora, io ho sempre ascoltato tantissima musica cantautorale, soprattutto femminile, perché mi piacciono tantissimo le donne che scrivono e io vorrei scrivere e essere una donna che scrive. E niente, una volta non avevo niente da fare e ho cominciato a sentire questa base che c'era su internet di un piano che mi aveva registrato il mio primo insegnante di pianoforte. E ho cominciato a scrivere e mi è venuto l'emozione proprio della scrittura e ho messo le parole insieme e è nato il mio primo pezzo. Quindi hai capito in quel momento che sì, avevi delle cose da dire e che potevi dare qualcosa. Esatto. Sentivo già prima di avere qualcosa da dire, però non riuscivo a metterlo certo. Scritto perché comunque è un processo abbastanza difficile, però dopo è stato tutto facile, adesso per me scrivere è la mia vita veramente. Io ho studiato e so che tu 3-4 volte alla settimana ti metti lì, sì. Scrivi il tuo quotidiano, esatto. Le tue emozioni, sono bravina, E quindi, cioè, queste cose poi le porterai anche nelle tue canzoni. Sì, la quotidianità, quello che voglio raccontare è ciò che vivo, ciò che sento, anche quello che mi trasmettono gli altri, anche soltanto appunto parlandoci. E il contatto con le persone che oggi purtroppo manca abbastanza. Beh, noi siamo qua. Noi siamo qua, anche vicini. Un'altra domanda, andando un po' indietro nel tempo. Quando tu eri piccina, che non è che sia passato molto tempo, diciamo la verità, però, che musica ascoltavi? Cioè, qual è stato il tuo nutrimento musicale? Allora, io ho da sempre ascoltato tantissima musica, mio babbo è un grande fan della musica, soprattutto musica straniera, gli piacciono tantissimo le band rock, poi Sting, lo ama follemente, Green Day, quindi roba abbastanza pesante. Però d'altro canto a mia mamma invece gli piace più il cantautorato italiano e quindi sono un mix, diciamo, di queste due ramificazioni e niente, una canzone che mi ricordo proprio come un flash è Ti vorrei sollevare di Elisa e me la ricordo benissimo. Che so che sei una grandissima fan di Elisa. Esatto, sono una grandissima fan di Elisa so. E mi ricordo proprio che ero in macchina quando ero più piccola e ascoltavo questa canzone e mi chiedevo, cioè, da dove veramente fosse uscita, come aveva fatto a dare tutta quell'emozione che arrivava anche soltanto dalla radio. E niente, poi ho ascoltato
in generale anche musica del mio territorio, facendo il coro a Forlì, quindi anche musica regionale, provinciale, ecco. Però mi è sempre piaciuto il cantautorato, anche quando ero piccola. Però la domandina di testimonianza musicale, brava, sorge spontanea. Una canzoncina dello Zecchino d'Oro c'è in una finestrella dei tuoi ricordi? Sì, mi ricordo molto bene Lo Stelliere, quella di Bennato. È una delle canzoni secondo me più belle per bambini, ma in realtà non è per bambini perché ha veramente un significato che va oltre l'infanzia, che deve essere ascoltata sia appunto dai bambini ma anche dagli adulti, perché è veramente veramente. E qua scusate, ma ti fermo, perché sì, Lo Zecchino d'Oro è anche questo, cioè chi pensa che sia solo una manifestazione di canzoni per bambini, se effettivamente si mette ad ascoltare bene, a leggere i testi, ascoltare le musiche, si rende conto che c'è sostanza, sì. C'è sostanza. E poi Lo Stelliere è bella perché ti dà questa idea del sogno proprio, che fin da bambino, cioè, a me è sempre piaciuta l'idea di andare oltre, di cercare un qualcosa in più di quello che hai, quindi molto bella. Bene, allora l'ultima domanda per Kia è questa. Allora, nel panorama musicale, ma non solo quello musicale, diciamo che la prevalenza non è tanto femminile, no? Quindi tu con Kia come ti senti di contribuire a quest'onda rosa indipendente, anche stasera in generale? Allora, c'è bisogno di donne, c'è bisogno di donne che scrivono, di donne che si fanno sentire. E, dai, penso di essere abbastanza energica e penso di riuscire a dare un qualcosa in più anche soltanto con la mia idea di comunicare quello che vivo, che purtroppo in questo mondo dove le donne cantano quello che gli altri scrivono, molte volte non scrivono loro stesse, quindi c'è bisogno di questo, c'è bisogno di cantautrici femminili che comunichino le loro emozioni, e quindi io penso di dare questo a questo panorama. Bene, quindi ringraziamo di cuore Kia. Grazie a voi. Bocca al lupo per stasera e grazie del tuo tempo. Grazie a te, grazie mille. Sono per te quella che il tempo non lascia in disparte, tu sei il sole che cresce, fuochi d'artificio dentro me, ma non nella mano, coi pensieri in tasca, tu colori la vita nel mio mondo ideale, io cammino con te, occhi negli occhi, come due fai. A questo punto vi presento Florinda. Allora, Florinda, raccontaci, come vuoi tu, il tuo percorso artistico musicale. Allora, il mio percorso artistico nasce nel 2013 insieme a Lorenzo Grazioli. Avevo cominciato come un duo, Note Nude, questo duo poi è diventato un trio e siamo ancora, diciamo, attivi come discorso Latin Jazz Swing. Mentre la mia, diciamo, parte di produzione artistica discografica comincia nel 2016 con una prima incisione di un CD, un Ponte Jazz, dove già compaiono due miei brani, quindi scritti dalla sottoscritta, e poi delle cover. Dopo questa produzione ce ne sono state altre, diversi singoli, tutti presenti sui miei canali Spotify, come Florinda, su Florinda Music Project, e nel 2022, attraverso una collaborazione importante con il compositore romano e pianista Massimo Iacobacci, ho inciso un EP insieme a lui dal titolo Jazz Novi Luna. In questo EP ci sono appunto incisi dei pezzi nostri di cui ho scritto ovviamente i testi e lui le musiche. Mentre abbiamo fatto anche una EP strumentale, sinfonia e cantante, e adesso stiamo culminando però come diciamo targato Florinda in un CD nuovo che sarà appunto uscita nei prossimi mesi, quindi credo entro il 2022. Il titolo sarà Romantic Lenin. Wow!
per cui ho già detto tutto, ci saranno 10 tracce e ho appena finito di registrarle questi giorni, insomma, l'altro weekend, sì, quindi sono fresca di questa realizzazione e fresca e soddisfatta perché ho veramente portato a termine un lavoro enorme, immenso, di un po' più di un anno, insomma circa di un anno, quindi tutti i testi appunto miei e le musiche sono una parte di Massimiliano Colacci. E stasera che canzone porti a questo contest? Ok, questo contest per me è un'ottima occasione per far conoscere una delle canzoni che sarà inclusa in questo CD. Il titolo è Cammino col te, una canzone a cui sono particolarmente affezionata perché è una delle mie preferite, lo confesso, tra quelle che ho scritto quando si dice no, qual è la canzone più bella che hai scritto eccetera, ecco, ritengo che questa sia abbastanza sul podio tra le mie canzoni, quindi sono molto felice di presentarla in questa veramente occasione che vuole un po' mettere a risalto il cantautorato italiano femminile. Questa è una bellissima, secondo me, circostanza. Ascolta, un'altra domanda, cioè tu da piccolina che musica ascoltavi, cioè quale influenza hai avuto, che nutrimento musicale hai avuto da bambina? Allora, io mi nutrivo di musica, tant'è che mia mamma ogni tanto mi diceva, cioè era incredibile perché io mettevo in loop praticamente le canzoni, no? Quindi per me il mio nutrimento nasceva dalle canzoni ovviamente di Sanremo, quando ero ancora più piccola, Zecchino d'Oro. Scusate, ha detto la parola magica, Zecchino d'Oro, quindi ovviamente. Lo sai che a questo punto ti chiederò quale. Ci stanno sabotando in tutti i modi l'intervista, ma noi andiamo avanti e quindi... Quale canzone? Una, un pezzettino, un qualcosina, un ricordino? Un ricordino è il coccodrillo come fa, ecco, quindi... Non c'è nessuno che lo sa! No. Questa è bellissima, adesso la canto, magari la canticchio, la posso canticchiare alla mia nipotina, ovviamente, non avendo figli, però una nipotina fantastica, Dalia. E quindi ecco, questi sono i ricordi, poi anche penso anche mia madre che cantava le canzoni di Mina, insomma il Tenco, quindi queste sono un po' le mie radici proprio di quando ero piccina, perché io ascoltando mia madre, ascoltando lo Zecchino d'Oro, poi più avanti ascoltando Sanremo con una Fiorella Mannoia, una Noxa, eccetera eccetera, insomma mi sono veramente sempre appassionata alla musica, tant'è che ti stavo raccontando, io sin da piccola scrivevo già le canzoni, ho il mio quadernetto. Che bello. Quando ero piccola già scrivevo canzoni. Sì. Quindi era una cosa proprio che avevi dentro. Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi l'ho riscoperta poi negli anni ed è venuto fuori. Infatti quello che tu a volte da piccola, no? Sì. Il tuo imprinting, sì. È vero, cioè lì sì. nasce qualche cosa in te e poi tu tutta la vita lo insegui questo mondo, no? Ci vuoi rientrare e io piano piano sono riuscita a realizzare quello che era il mio sogno. Infatti ti ripeto, l'altra settimana mi sono sentita davvero finalmente contenta e realizzata. Sì. E invece stasera in questa onda rosa indipendente, che cosa ti senti di portare, nel senso, in questo panorama sempre un po' al maschile, no? Cerchiamo di navigare in un'altra direzione. Tu in che modo contribuisci a questo? Allora, il mio contributo vuole essere un contributo nel senso di artistico, cioè l'artista non ha pregiudizi, nel senso che noi siamo donne. Non ci deve essere disparità ovviamente, ma questo è un dato di fatto. E anche nell'arte, a livello di età, a livello di sesso, a livello di inclinazioni, non ci devono essere dei muri, delle pareti, dei confini. Questa è una mentalità che vorrei veramente si diffondesse sempre di più, perché comunque altrimenti noi continuiamo ad ascoltare le solite cose, ad ascoltare i soliti, voglio dire, i soliti noti e poi a rimanere sempre nell'ombra, perché poi alla fine è molto difficile per un'artista indipendente quale sono io potersi far conoscere. Questa è un'occasione sicuramente importante e veramente
ultimamente ho fatto 4 chilometri, ma sono felice di averli fatti. Bene, allora facciamo un in bocca al lupo anche a te e grazie mille per questa intervista e un salutone. Grazie, un saluto veramente speciale e bello che vi occupiate della musica, molto molto bello, grazie.